Mamma mia, come sono malata, mamma mia, non respiro, sono tutta influenzata. Vanessa! Vanessa, sto malissimo, mi sento calda, ho mal di gola, ho bisogno di un dottore. Vanessa, aiutami, chiama il dottore. Mamma, mi dispiace, non avevo capito, vado a prendere subito il telefono. Grazie Vanessa, sì, ti prego. Mi ricordo che avevamo il numero di telefono di quella dottoressa bravissima che aveva curato anche te quando stavi male. Ti ricordi la dottoressa, com'è che si chiamava? La dottoressa? La dottoressa Anastasia, quella bravissima. Sì, brava, brava, proprio lei. Guarda, sul telefono che c'è in cucina dovrebbe esserci il suo numero di telefono. Vai a prendere il telefono, amore, vai. Ok, mamma, vado subito. Ok, mamma, ho preso il telefono. Grazie, amore, grazie mille. Allora, vado sul telefono. Il numero era... Ah, sì. Vecchia? Sì? Pronto? Salve, sono Vanessa. Sì? Guardi, oggi mia mamma sta male. Può venire, per favore? Ok, arrivo subito. Va bene, grazie, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ecco, devo andare. Oh, meno male, cosa ha detto? Che Ha viene? detto che vieni? Sì. Bene, bene. Allora, niente, aspettiamo che venga e vediamo cosa mi dice. Secondo me ha anche la febbre alta. Mamma, ma da quando ti senti male? Da ieri. Ieri però non ero proprio così e oggi sono proprio... È È arrivata. vero? Vado ad aprire. Sì, ho sentito suonare. Salve, buongiorno. Buongiorno. Guarda, mia mamma è lì. Buonasera, dottoressa. La ringrazio tantissimo per essere venuta. Sto male, dottoressa. Sto tanto male. Lei come sta? Bene. Sta bene? Ah, meno male, almeno lei. Che facciamo? Ci guardiamo in faccia? Allora, cosa vuoi fare così? Ah, dottoressa, faccia lei, io non lo so, mi dica lei. Puntura? Partiamo con una puntura? Grazie, dottoressa. Che puntura mi ha fatto? Mi addormento adesso? Ah, mi ha preso il sangue per vedere se ho il sangue buono? È buono? Polsino. Ah. Non la lasciamo quando non ho finito tutto. Va bene. Adesso tiriamo la manica. Ah, via. Prendiamo la forbice. Cosa facciamo con la forbice? Ma cos'è? Uno dei capelli. Ma lei fa l'estetista o fa la dottoressa? Adesso La dottoressa. Va bene, dottoressa, però io mi sento male. Ho la tosse, ho freddo. Mi fa male la testa. Un'altra forbice ha preso. Ma cosa c'entra il dente, dottoressa? Ma lei è una dottoressa un po' strana, eh? Come mi chiamo? Romina. Usa. Per me è un alieno. Basta! Vanessa, ho paura. L'ha scritto con le dita. Come va la gola? È rossa? Infatti, mi brucia. Cosa mi ha dato? Lo sciroppo? Sì, però ah, che buono! Un po' del latte. Ah, non mi dai neanche il tempo? Questo? Sono bocche le orecchie. Non è vero! Le lavo! È qui su.
pulito. Ah, ma guardi che era pulito anche questo, eh. Io mi lavo, sono un po' malata, però magari ho tanto catarro e ho fatto del cerume, sì, può essere. Ah, proprio dalla scatola me le dà. Mi ammazzo di pastiglie. Okay, poi mi fa l'esame del capello. È già ora di toglierlo? Sì. Mi ha misurato la pressione? Sì. Adesso mi insegna. Ancora. È un po' maldestra. Un altro sciroppo. Mi sto intossicando di medicine. Ma con te era diversa. Secondo me in questi anni si è svalvolata. È venuta l'altra volta. Sì, lo so, no, infatti stavo giusto dicendo quello, Vanessa. Te la ricordi, Vanessa, che l'avevi curata? Sì, adesso ti chiami Romina. Io mi chiamo Romina, sì. Vediamo. Che dice il bimbo? Giallo azzurro. Sei un pochino più meglio. Vediamo ancora. Azzurro e blu. Sono guarita? Per forza, mi ha messo in bocca 15 pastiglie e 2 bottiglie di sciroppo. Se non guarisco adesso, non guarisco più. Dov'è il cuore? Cuore? Sì. Dottoressa, ma se non lo sa lei, dov'è il cuore? Qua. Ah. Mi viene voglia di andare a ballare. Come va il cuore? Batte? No. Come no? Se non batte sono morta, dottoressa. Mi batte. Ah, bene. Ah, vi lavi i denti? Sì. Ma che forte. Vabbè, qui c'è la fragola. Forse è come questo. Hai visto, Vanessa? Mi lavi i denti, la dottoressa. Ah, dottoressa, mi scusi. Ho un seno qua. Una tetta. Me l'ha uccisa. Lavati i denti alla fine. Tieni questo. Che cosa? Non c'è pulsante. Sì? Cosa faccio? Così. Non così. Ah. No, sicura? Come? Ah. No, perché ormai le pastiglie me le ha date così dalla scatola. Ok, tagliamo. Tagliamo il dentifricio. Deve essere proprio fresco fresco questo dentifricio, Secondo me ce l'ha da 6 anni. La tagliamo. Dottoressa, perché ride? Lei ha bevuto prima di venire qua? Mi fa male. No, ma è morbido, Oh, è morbidissimo. Dottoressa, non si deve lavare con il mio stesso spazzolino, lo sa, non è igienico. Ma direi che i denti, adesso chiamo il dentista per come li ha rovinati. Adesso? Quella roba? Cosa? Il tampone? No, ma io sto bene! No, ma aspetti, dottoressa, perché mi deve fare il tampone? Per vedere se sono positiva. Per vedere se sono positiva? Ma perché ho chiamato la dottoressa? Dottoressa, calma, la vedo troppo agitata con questo bastoncino. Ma poi mi dica una cosa, dottoressa, ma lei aveva già fatto... Aspetti, ma lei l'ha già fatto un tampone? Sì, certo, sono negativa. Ma se l'è fatto lei il tampone? No. E chi gliel'ha fatto? Un'altra mia amica. Un'altra sua amica? Dio, non vorrei... Cosa bisogna fare? Non vorrei sapere chi è la sua amica. Come prima cosa bisogna fare, dottoressa? Aspetti. E la vedo un po' confusa questa prima dottoressa. Prima bisogna aprire questo. No, allora, dottoressa, lei non è capace a fare il tampone. Ah! No! Allora, dottoressa, faccia piano, che il naso è delicato. Aiuto. Ok. Adesso. Eccio! Normale. Fatto? Sì. Bene. Adesso lo mettiamo qua dentro. Ah, dottoressa, mi ha fatto il tampone benissimo. Mi lacrimano tutti gli occhi. È proprio brava allora a fare il tampone. Avevo capito che non l'aveva mai fatto, ma invece sì.
Adesso lo devi mettere qua dentro, devi girare, schiacciare, girare. Mi sta dormettando, dottoressa. Adesso, dottoressa, lascialo qua. Prenda quell'altro cosino. Ma è facile da aprire, dottoressa. Ma allora, lei che gliel'ha aperti tutti i tamponi che ha fatto fino ad oggi? L'ha estratto? Sì, ecco. Ok. Allora, Adesso schiacciamo bene qua. Questo lo mettiamo qui. Tutte gocce lo mette. Qui è? Sì, tutte. Sì, ma qui è? Dai. Tutte. Sì. Com'è? Pesse? Okay. Ok, adesso secondo me, ma lei mi deve dire se è vero o no, bisogna lasciarlo qua e aspettare che agisce. È vero, dottoressa? Intanto prendiamo un pochino, io guardo. Dai, dammi. No, io non ho sonno, io volevo chiacchierare un po' con lei, dottoressa. Dottoressa! Chiacchieriamo, venga qua vicino a me, mi racconti un po'. Allora, dottoressa, io oggi sono rimasta a casa e ho fatto le pulizie di casa. Gli occhi. Anzi, no, apri gli occhi. Non me lo, guardi che se me lo un occhio okay. Non ci vedo più niente. Ok, grazie. Sì, se le viene in mente qualcosa, veramente me lo dica, Ma secondo lei, dottoressa, e venga qui che tanto è presto, ma secondo lei, come sto? Alla fine, come sto? Lei mi ha visitata? Bene. Sto abbastanza bene? Sì. Posso tornare al lavoro? Sì, allora qui. Ah, qui c'è vero, c'è un puntino marrone. Ecco. Ma lei è un dentista? Sì. Ah, fa dottoressa e dentista. Sì, c'è. Cosa ha fatto? Nani. Scusi, ma me ne è? Un'altra pastiglia? Madonna. Dormirò per adesso, 6 giorni dopo tutte queste cose. Devi lasciarli in bocca. Ancora devo lasciarli in bocca. Così? È positivo. Allora, tic tac. Posso toglierli? No. Tic tac. Adesso acqua. Ma bevi, la prendi, adesso. Ok. Mentre lei, dottoressa, ascolti, basta pastiglie perché sennò domani non mi sveglio più. Lei cosa ha fatto oggi? Allora, oggi intanto sì. Io mi sono alzata per fare colazione. Sì. Poi mi sono messa un vestitino, delle cappe con i tacchi. Wow, porta i tacchi. Poi mi sono truccata. È strano. Poi sono andata a ballare con il mio fidanzato, mi ha aspettato lì intanto. Ah, tu hai ballato e lui ti ha aspettato in macchina? Sì, e anche cucinato qualcosa. Lui? Sì, e c'era il tappaggetto lì dentro. Dentro la discoteca? Sì. E tu con chi hai ballato se lui ti ha aspettato fuori? C'erano anche le mie amiche. Ah, ecco. Però io ballo con lui. Con chi? Con il tuo fidanzato. E come ma si c'erano anche tanti maschi. Tanti maschi? Ma come, erano carini? Sì. Sì? Ma gliel'hai detto al tuo fidanzato che erano carini? Poi c'era una bimba piccolina con la mamma. In discoteca? Il papà, sì. Veramente? E tu gli hai fatto le coccole? Sì, carina. L'hai curata? E come si chiamava? L'ho presa anche in braccio. Dai. E come si chiamava? Olivietta. Lo sa, dottoressa, che noi abbiamo una cricetina che si chiama Olivia? Poi la prossima volta, quando ritornerà, gliela facciamo vedere. Va bene? Te so chi è Olivia. Sì? L'ha vista? Sì. L'ha già vista? Sì, ho visto i vostri video io. Ah, lei vede i nostri video, sì, dottoressa. Quindi si è vista anche lei nel video dell'altra volta quando è venuta a curare Vanessa, vero? Sì. Ah. È pronto il tampone, dottoressa? Che dice? Secondo me è ancora presto, Comunque io penso di essere negativa, vero dottoressa? Sono negativa. Meno male dottoressa, meno male. Sono negativa, così posso andare a lavorare, finalmente. Arriva un attimo. Dove va dottoressa? Adesso devo scrivere il tuo nome.
Allora, Romina, Olivia e Vanessa. Ah, mi chiamo anche Olivia adesso? No, anche questa etichetta. Ah, tutti quelli della famiglia. Sì, adesso scrivo anche quelle che ho curato, perché adesso io, adesso devo andare dalla mia dottoressa che devo dormire da lei, allora non posso più dormire. Ah, lei dorme dalla mattina. Da una dottoressa? Sì. Ah, è una sua amica? Sì, si chiama, allora ve lo scrivo. Allora, come potete nominare voi? Giulia. Quale Giulia? Ok. Ve lo scrivo. Giulia di bene. Ok, lo sapevo. Va bene, dottoressa, stasera va a dormire dalla sua amica e mangiate insieme, quindi? Sì, facciamo un pigiama party. Che bello! Ci sono tanti amici, loro sono già lì, allora io sto facendo ritardo, devo subito ritirare. Ah, è ritardo, dottoressa, ritiri tutto. Il mio tampone è sempre negativo? Sì, sì. Benissimo. La penna me la regalo. Grazie. Io a casa c'è tanto. Ok, grazie. C'è sul suo indirizzo? Sì. Se mi dimentico il suo numero lo trovo sulla penna, vero? Va bene, gentilissima, dottoressa, grazie per essere venuta tempestivamente appena Vanessa l'ha chiamata. Vanessa, noi, brava, che l'aiuti. Quando arrivo anche ci mettiamo il pigiamino e poi che siamo pigiamati. Che bello, che pigiamino usa stasera, dottoressa? Io? Sì. Quello di Ladybug. Quello di Ladybug? Sì, tutte le femmine di Ladybug, tutti i marchi di Superman. Sì. Mamma, che bello. Quindi chi è Superman? Superman, non sai chi è Superman? È un supereroe. Quindi avete... Ah, quindi avete una passione per Ladybug, nonostante la sua età, che ormai è grande, le piace ancora Ladybug? Sì, sono le 2:30, devo subito andare, allora ci vediamo domani. No, vabbè, se sto bene non la chiamo, solo quando sto male, va bene, dotto? Sì, sì. Ci vediamo domani che usciamo insieme. Ah, vuoi uscire con me? Sì. Ah, andiamo domani, a bere un aperitivo? Sì, domani devo dormire con loro, ma gli dico che voglio dormire oggi con voi. Ah, vuol dormire da noi? Sì. Quindi le preparo il letto dopo? Sì. Ah, oh, va bene, non mi devo vestire da Ladybug? Sì. Ma secondo lei... Dormiamo insieme, tutti insieme, te in mezzo, noi vicino a te. Va bene, ma secondo lei, visto che insomma sono stata male, adesso lei mi ha visitata, sto meglio? Posso dormire con voi? Quindi sono guarita? Sì. Beh, poi mi ha dato un sacco di pastiglie, me le ha buttate in bocca direttamente dalla scatola. Sì, però so che c'è il ritardo. Ha ragione. Le 2:13. È venuta la sua amica a prenderla, dottoressa. La saluto allora, eh? Sì. Ciao, grazie, eh. Ciao. L'accompagni tu? Sì. Un attimo, dottoressa. Vuole dire insieme a noi che se il video ci è piaciuto... Ok, lo dico tutto io. Se il video vi è piaciuto... Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella, lasciate un bel pollicione su. Ciao. E quale hashtag mettiamo oggi? Dottoressa Anastasia? Boh. Sì. Hashtag dottoressa Anastasia. Ciao. Ciao. Ciao dottoressa, ciao, grazie. Ciao, vai, che sei in ritardo, ciao. È pure chiusa la porta. Vai. Ciao. Oh Vane, ma quanto è folle questa dottoressa. Ho sentito ciao. È matta, eh? Come stai? Ciao. Allora ragazzi, ciao. Devo andare a mangiare. Dottoressa, è tornata la dottoressa. Sta andando a casa nostra. Ragazzi, al prossimo video ho la dottoressa in casa.